Grazie Presidente. L'ordine dei lavori è chiedere, se possibile, al Governo, meglio in aula o eventualmente in Commissione, di aggiornare la vicenda e le comunicazioni che ci sono state fatte sul coronavirus in seguito a alcune novità che sono emerse e che, sempre nel senso di responsabilità che ci contraddistingue, ma siamo costretti a evidenziare. È stata, in Cina, c'è un'altra città, Wenzhou, che è stata 3 giorni fa, diciamo, messa in isolamento perché si è scoperta a Wenzhou un nuovo focolaio importante. Si parla a Wenzhou di centinaia di persone che hanno contratto il coronavirus. Ora, proprio da questa città di Wenzhou è la città da cui proviene la maggior parte della comunità cinese a Prato. Deputato Donzelli, gli chiedo scusa se può accelerare perché un intervento analogo è stato fatto all'inizio della seduta dal suo collega Zucconi Sì, non su Wenzhou. nell'ambito dei 20 minuti. Sono Non state c'è. chieste praticamente le stesse cose. Non su Wenzhou, Presidente, perché questa è una novità Sì, però emersa, si parla di. chiedendo un'informativa aggiuntiva per completare il quadro delle informazioni da parte Presidente, del io se vuole governo. smetto Comunque, insomma, anche io qui l'ho di parlare. ascoltata, la Quello invito a concludere per. che segnalo, che a prescindere dal mio collega, che non era noto fino a qualche ora fa, è che c'è una città, perché se no altrimenti non ci capiamo, Presidente, lo spiego a lei e mi rivolgo a lei. C'è una città in Cina messa in isolamento da cui stanno arrivando a Prato centinaia di cinesi. Il problema non è di dare supporto alle autorità locali, all'amministrazione locale, all'amministrazione regionale, che non sono nostri, ma che hanno da fronteggiare una vera e propria emergenza, perché pensare all'autoisolamento da parte dei cinesi, all'autoquarantena in 15 giorni che si devono organizzare da soli, in una realtà così difficile, è necessario dare tutto il supporto economico, logistico, perché stanno arrivando, secondo quanto dice la comunità cinese, oltre 400 cinesi da una città che è stata isolata in Cina e messa a focolaio. Nessuno vuole lanciare allarmi, siamo responsabili, siamo consapevoli, non c'è un problema. Bisogna evitare qualsiasi forma di razzismo e di limitazione alle libertà personali, ma bisogna dare sostegno al territorio toscano e cinese trasversalmente, unitariamente, perché non è una questione da sottovalutare col senso di responsabilità, proprio per evitare che ci siano sfruttamenti di qualsiasi genere e magari anche preoccupazioni eccessive. Perché ovviamente sappiamo che la comunità cinese, se ben coinvolta, può controllare e darci una mano, ma se non c'è un coinvolgimento adeguato, si rischia anche che non si riesca a spiegare in modo adeguato a tutti i cinesi quali sono le regole, perché ovviamente sappiamo che la realtà di Prato è una realtà particolare e quindi dobbiamo dare la massima attenzione particolare anche il supporto a quelle che sono le amministrazioni locali. Grazie.